Vanessa Guabello. Meloni Luca. Che associazione rappresentate? Avisarona, il gruppo giovani. Senso ha un gruppo giovani all'interno dell'Avis? Beh, sicuramente serve per cercare di avvicinare la componente più giovane alla donazione del sangue, in quanto c'è sempre bisogno di sangue nel territorio e più riusciamo ad avvicinare i giovani, più ci garantiamo un target che magari per lunghi anni riuscirà ad andare a sopperire a questo bisogno che c'è sul nostro territorio, ecco. Beh, io personalmente sono stato coinvolto a un torneo di pallavolo oramai 8 anni fa, e invece tu? Io 6 anni fa invece sono entrata dopo un evento che aveva organizzato il gruppo giovani, che era un evento musicale in cui fecero vedere un video di sensibilizzazione per i giovani, per la donazione di sangue, che mi colpì molto e quindi decisi di intraprendere questo cammino insieme a loro. Allora, principalmente due attività. Allora, intanto tutte le attività servono appunto per, come ha detto Luca, sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue e avvicinarli comunque a questa realtà. Principalmente tendiamo a fare tanti eventi durante l'anno, principalmente sono due che sono il torneo di beach volley durante l'estate e Avis in Rock da 3 anni, che è un evento musicale. Poi altri eventi che facciamo sono andare nelle scuole per sensibilizzare appunto i giovani. Gli eventi anche dove possiamo essere invitati sul territorio, Sì, ho raccolto come fondi raccolti diverse a sostegno di Telethon o organizzazioni collaborazioni. di cene, cose del genere, ecco. Dipende, buona in generale, buona. La costanza a volte vacilla un po', lo vediamo anche all'interno del gruppo. Ci sono periodi in cui nel gruppo partecipiamo in tanti, altri periodi in cui purtroppo la costanza, vuoi perché si è giovane e quindi si hanno tante attività anche al di fuori, vuoi che sia lo studio, a volte ci troviamo a avere un po' di forze in meno, però in genere la risposta è buona. Sì, noi cerchiamo sempre nuove persone, sia per il gruppo, perché nuove forze fanno sempre comodo, soprattutto giovani, visto che ha un certo limite di età anche per il consiglio, si è formalmente fuori. Quindi più le persone che riusciamo a trarre sono giovani, più ci garantiamo anche magari un futuro più facile come gruppo, ecco. Si è giovani come Avis dai 18 ai 30 per poter far parte del consiglio. Quindi diciamo che poi sicuramente qualcuno rimane nel gruppo giovani anche oltre quest'età, però formalmente come cariche bisogna rimanere all'interno di questo range di età. Io Penso una decina, forse qualcosina in meno, mi sa. ho superato le 20, ma non ti so dire di preciso quante. Quindi è già stato premiato. E non sono ancora stato premiato perché abbiamo la cerimonia quest'anno, Ah, ecco. Sarà il quindi prossimo. credo di essere tra i prossimi. Cerchiamo in genere di sensibilizzarli, a volte con dei video, a volte anche con delle testimonianze dirette di persone che durante appunto la loro vita hanno avuto bisogno di sangue, di trasfusioni. E poi attraverso gli eventi comunque cerchiamo di far capire l'importanza di questo volontariato. Sì, o attraverso le parole, o cercando comunque di parlare con loro, o cercando magari un aggancio in qualche modo quando si trova una persona giovane davanti, si prova a scambiare due chiacchiere e si cerca appunto, come diceva Vanessa, di sensibilizzarli sul fatto di quanto sia importante donare sangue. Grazie. A A voi. voi.